Aspettiamo il presidente Giampieri che termini la sua risposta. Grazie ai relatori che sono qua al tavolo con me, l'onorevole Giulietti, il presidente Giampieri, il presidente Perosino, i presidenti delle due regioni, Marche e Umbria, della Montagna di Scioli e la presidente Catiuscia Marino. Ci raggiungerà a breve il sindaco d'Ancona, saluto il direttore dell'azienda ospedale di Torrette Michele De Rossi che ci ha raggiunto. Perché questa iniziativa e dove vogliamo parare? Perché l'iniziativa? L'iniziativa, dico le cose per quello che sono, eh? Guardate, qua alla mia destra c'è un collega parlamentare, Giampiero Giulietti, è stato sindaco di una città molto importante dell'Umbria, Umbertide, e con Giampiero non c'è soltanto la condivisione di un'esperienza importante a livello istituzionale, ma è nato anche un rapporto d'amicizia. E questo rapporto d'amicizia è nato dietro ad una grande passione che noi abbiamo per i nostri territori di provenienza, perché non penso di dire una bugia se dovessi affermare che a volte ho collaborato più e meglio con Giampiero che con altri, perché tanti temi che riguardano le Marche, tanti temi che riguardano l'Umbria, sono temi che si saldavano l'uno con l'altro, dalle grandi questioni occupazionali, penso al tema dell'ex Merloni, penso al tema della Whirlpool, ai temi strategici, infrastrutturali. Quando abbiamo conosciuto il presidente della Quadrilatero Perosino? Quando insieme a Giulietti lo sollecitavamo per capire i tempi di realizzazione di un'opera così importante per le Marche e per l'Umbria. E allora da questa passione, ma anche da questo impegno per il territorio, abbiamo detto: ma perché non proviamo ad organizzare non un convegno come tanti se ne sono fatti nel corso di questi anni e come tanti altri se ne faranno, ma perché non proviamo ad organizzare un momento vero di riflessione, un momento vero di impegno comune per provare a porre le condizioni di uno sviluppo sempre più comune tra queste due regioni, facendo anche un bilancio di quello che si è fatto nel corso di questi anni, nel corso di questa legislatura. Allora abbiamo ragionato così e ci stava bene anche la presenza del presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico, il presidente Rodolfo Giampieri, perché due anni fa, e ce ne ricordiamo poco, il dibattito sulla stampa non solo era quello relativo al rischio di declassamento dell'autorità portuale d'Ancona, dibattito affrontato e risolto nel migliore dei modi possibili, perché da quel dibattito noi potevamo uscire o con il reale declassamento dell'autorità di sistema dell'autorità d'Ancona o con il potenziamento dell'autorità portuale di Ancona, e siamo usciti così, tanto che oggi Giampieri non è più è solo il presidente dell'autorità portuale di Ancona, è il presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico. Allora questo è già un ragionamento che abbiamo voluto fare e che sta dentro questa riflessione così grande, che non è, come dire, volta a prendere in considerazione l'idea di una fusione tra due regioni. Questo può servirci ad ottenere qualche titolo sul giornale. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo ragionare dentro una particolare fase della storia così complicata e così complessa sul destino comune di queste due regioni, e ragionando sul destino comune di queste due regioni significa ragionare su come rendere ancora più rafforzata una collaborazione e una cooperazione che già oggi c'è tra le Marche e Umbria, non solo perché ci hanno una storia comune alle spalle, una storia non solo storia geografica, geopolitica di grandi personaggi del mondo della cultura, ma ci hanno anche una storia importante, recente, legata ad esempio alla ricostruzione del sisma del 97, tanti tratti in comune,
tante, come dire, visioni insieme strategiche che guardano avanti. Allora il destino comune è questo: pensare sempre più al futuro di Marche e Umbria dentro un quadro più grande delle singole regioni, per provare a contare di più nel nostro paese, per provare a contare di più anche nel contesto più importante che c'è oggi, che è quello europeo. Quindi ecco perché nello sfondo dell'iniziativa di oggi non ci abbiamo messo l'immagine delle due regioni, ma ci abbiamo messo l'immagine dell'Europa, perché Marche e Umbria sono regioni d'Italia certamente, ma hanno l'ambizione di essere regioni d'Europa. In questo contesto significa portare avanti un ragionamento volto a fare il punto su come sono state migliorate le infrastrutture del nostro paese, su come nelle nostre regioni, su come devono essere continuate a migliorare, ma significa fondamentalmente fare una riflessione su cosa? Su un'idea di sviluppo del nostro territorio. Le Marche e l'Umbria nel corso degli anni si sono caratterizzati per uno modello di sviluppo che ci ha reso protagonisti a livello nazionale. Eppure, da un lato la crisi economica e finanziaria che abbiamo vissuto negli anni passati, recenti e meno recenti, e dall'altro il dramma del terremoto scorso, ci obbligano in qualche modo a porci il tema della ricostruzione, ma sul lato della ricostruzione materiale ed immateriale anche di un modello di sviluppo che non fa carta straccia del manifatturiero che ha rappresentato e rappresenta un riferimento certo per continuare a crescere e per tornare a crescere, ma che vuole spostare il ragionamento su come rilanciare il manifatturiero nella consapevolezza che oggi prende campo un'economia fatta di servizi, prende campo un'economia che della bellezza deve fare una leva di traino fondamentale. Quando parlo di bellezza non è che parlo di me e di Giulietti, non avremo titolo per parlare di bellezza. Quando parlo di bellezza penso allo straordinario patrimonio artistico, culturale e storico che abbiamo a disposizione. E allora, siccome, chiudo per passare poi la parola a Giampiero Giulietti, quando ho mosso i primi passi in politica, una persona che tra l'altro è presente qua in sala, parlo del presidente Giancarlo, che all'epoca era presidente della provincia d'Ancona, mi insegnò a apprezzare questo territorio perché diede lui una definizione molto bella della provincia d'Ancona. E la definizione che lui diede era quella di un territorio che va non dal mare all'Appennino, e lì mi corregge quando vorrei dire questa cosa, ma di un territorio che va con il mare fino all'Appennino. E nel ragionamento di quest'oggi il tema è allargare e portare oltre questo territorio, oltre l'Appennino. Allora c'è il tema di andare dal mare all'entroterra e di andare anche oltre, quindi di unire queste due regioni. Potevo presentare diversamente questo convegno dicendo che tra Marche e Umbria c'era un rapporto storico che andava anche in un'altra direzione. Fatevi una domanda: dove andavano gli Umbri al mare? Andavano nelle Marche, venivano nelle Marche, andavano, come fa Giulietti, al mare a Fano, al mare a Marotta. Io che ho l'orgoglio ancoretano dico che venivano al mare a Palombina. Gli Umbri scendevano alla stazione a Palombina. Poi sono andati un po' più a nord, sono andati più verso Marotta. Però già l'inaugurazione della Quadrilatero, e non è questo il tema, già sta cambiando un po' l'economia nel tratto fino a Civitanova. Perché già gli Umbri, che hanno ripreso questa positiva consuetudine di venire nelle Marche e viceversa, durante la scorsa estate si è assistito al fenomeno di tanti Umbri che venivano nelle Marche, si fermavano a Civitanova e andavano al mare nelle zone. Quindi quando parliamo di questo non è che parliamo di facilità di spostamento, parliamo di economia di un sistema territoriale che è quello delle Marche e Umbria. Io la chiudo qua perché l'ho fatta anche troppo lunga, direi di passare ora la parola all'onorevole Giampiero Giulietti, al presidente Giampieri, al presidente Perosino e poi ai due presidenti di regione, in attesa dell'arrivo del sindaco d'Ancona. Quindi Giulietti, a te la parola. Sì, intanto grazie a tutti voi. Io con Emanuele abbiamo pensato di fare un paio di iniziative, questa qui oggi ad Ancona, poi di ripeterla una simile a Perugia, per mettere un po' anche in evidenza il lavoro che in questi 5 anni di legislatura abbiamo fatto insieme. Ci siamo conosciuti per caso, insomma, all'inizio di questa travagliata legislatura, che pensavamo durasse meno di quello che
fate ridere, e abbiamo cominciato a lavorare insieme su, su alcuni temi. E abbiamo iniziato proprio ragionando e parlando delle questioni legate alla Berroni, poi, come diceva prima anche Emanuele, poi parlando di infrastrutture stradali e ferroviarie. E spesso ci siamo trovati insomma, a fare battaglie comuni anche recentemente su alcune questioni che hanno riguardato il sisma. Allora, venendo qua oggi pomeriggio con la Presidente di Regione, si diceva che Ancona e Perugia erano gli unici due capoluoghi che non erano collegati da una quattro corsie. E oggi invece, diciamo così, è un sogno, un pezzo di un percorso che si avvera. Allora, De Gasperi ci diceva che la politica vuol dire realizzare, e allora quando si realizzano strutture o infrastrutture di questo tipo vuol dire che c'è stato un lavoro comune e una capacità di mettere in sinergia l'impegno di più istituzioni per ottenere un risultato decisamente importante. Ma c'è una collaborazione che va avanti anche da diverso governo, nel soccorso tra Fabriano e Perugia, pensa a un lavoro comune che spesso ho visto amministratori delle Marche ragionare su questioni che riguardano il turismo, che riguardano l'economia del nostro territorio. Io vengo dall'area nord dell'Umbria, quindi come dice Manuela sono più abituato al mare di Fano che al mare di Ancona, e quindi scherzando le loro le dico anche che questo con tranquillezza, perché eventualmente se ne cadono sul colletto non è quello di Ancona, ma è quello di Pesaro. Però al di là delle battute c'è ovviamente una sinergia tra i nostri territori che è molto forte. Se penso a tutti gli aspetti turistici che riguardano l'Eubino con le aree confinanti, se penso a tutta la questione ovviamente della situazione economica dei nostri territori, con Sagrano la più volte insomma, ci siamo trovati, oltre che alle marce della pace, anche a discutere, ahimè, di questioni complicate come quella ovviamente della Merloni. Credo che ci sia una grande necessità di continuare a sviluppare una collaborazione che c'è stata fino ad oggi, ma che occorre implementare non pensando soltanto alle crisi aziendali, ma anche pensando un po' al futuro reale di quelle che sono le nostre regioni. Ora, la bandiera d'Europa significa anche che qualche volta, se le nostre regioni imparassero a fare sinergia comune di fronte anche alle sfide che abbiamo, potremmo contare anche un po' di più sul panorama nazionale di quello che abbiamo fatto, fino ad oggi. E significa anche che il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, io e Manuela, vorremmo un po' metterlo anche a frutto. Recentemente abbiamo approvato il decreto fiscale che, per esempio, per quanto riguarda il sisma, bloccava tutte le leve fiscali per quanto riguarda le aree terremotate. Oggi faremo alcune battaglie comuni, sono sentiti in questi giorni proprio con alcuni colleghi sulla legge di stabilità, ovviamente dove ci saranno anche in quel caso questioni che riguardano le aree colpite dal sisma, ma che riguardano più in generale invece l'economia dei nostri territori. E anche con le associazioni di impresa vogliamo portare avanti un discorso, un dialogo che ci consenta di ottenere risultati. E questo è un po' il senso e la volontà che abbiamo manifestato dell'incontro di oggi: provare a ragionare su quello che ci ha unito fino ad oggi nei nostri impegni istituzionali, ma anche pensando soprattutto di ragionare del futuro, degli impegni che possiamo prendere per lo sviluppo economico dei nostri territori, per sviluppare in maniera più sinergica tutti gli aspetti turistici, ma anche e soprattutto per mettere in rete le nostre regioni che possono, se unite, avere un ruolo davvero decisamente più importante sul piano nazionale. Allora, quella frase di De Gasperi che diceva che la politica è realizzare significa anche costruire una strategia che ci consenta davvero di fare con più forza gli interessi dei nostri concittadini. Grazie a tutti. Saluto Mastro Vincenzo, il presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, Marco Ferracuti della CISL, Sabattini della UIL, i rappresentanti del PD, i segretari del PD, Giancarlo Sagrano, Gianni Cardoni. Io direi di seguire questa scaletta, quindi ce l'avamo dati, quindi la parola al presidente Giampieri, poi la parola al presidente Perosino, e
infine i rappresentanti istituzionali che sono qua alla mia sinistra. Quindi Presidente Giampuri, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Ha ragione l'onorevole Rondolini quando diceva che 3 o 4 anni fa il porto di Ancona aveva un grande punto interrogativo, forse diventava una succursale, una dependenza di Ravenna in una ristrutturazione della portualità. Invece un'azione congiunta, trasversale, trasparente, intelligente della politica è riuscita in qualche modo a far capire che era opportuno arrivare a un altro risultato, quello al quale siamo approdati adesso. Il porto di Ancona è fulcro di 6 porti, Pesaro, Falconara, Ancona, San Benedetto, Pescara e Ortona, creando 215 km di banchina virtuale messa in mezzo all'Adriatico, messa al centro della macroregione, messa in una posizione strategica che però non bastava. Nella nostra riflessione ci siamo detti: i porti del nord Italia, compresa la Croazia e la Slovenia, stanno facendo una sinergia interessante. I porti del sud, Bari, Taranto purtroppo con l'Ilva, sicuramente avranno delle opportunità diverse da parte dello Stato. Il rischio era rimanere isolati al centro di questo schieramento, rimanere isolati e rimanere soli. Non potevamo permettercelo. Le infrastrutture servono per non far rimanere isolati i territori, per unire situazioni completamente diverse ma convergenti, per cui abbiamo pensato bene con l'autorità portuale di Civitavecchia di creare un corridoio dell'Italia centrale, estremamente interessante, la cui firma è stata formalizzata il 24 di novembre, 10 giorni fa, di un convegno importante a Civitavecchia, formalizzare questo corridoio centrale per creare un imbuto, ma soprattutto un corridoio strategico che parte da Barcellona, parte dalla Spagna, arriva attraverso l'entrata di Civitavecchia, l'uscita dei porti del nostro corridoio sistema, ma soprattutto Ancona naturalmente ed Ortona, e arriva ai paesi balcanici, arriva alla Croazia, all'Albania, alla Grecia e alla Turchia. Questo è un corridoio molto interessante, molto importante, che è stato reso possibile dal completamento ormai della quadrilatera, cioè è stato reso possibile dalle infrastrutture che uniscono territori. C'era anche una scuola di pensiero che diceva: non facciamo le strade in maniera tale che i nostri paesi rimangano difficilmente raggiungibili, per cui quasi delle repubbliche autonome. Non è così, non è più così, ormai l'economia parla linguaggi diversi, ormai l'economia parla linguaggi di velocità e soprattutto di sostenibilità, che è un altro dei grandi temi sui quali dovremo tutti lavorare, perché diventa il tema prioritario della competizione anche delle imprese. Per cui trovarsi con questa grande opportunità che la quadrilatero unisce fortemente l'Umbria, le Marche e ci porta dall'altra parte del Tirreno, crea strategie nuove, cambia le dimensioni e, come credo sia importante per tutti, creare nuove opportunità strategiche che vanno colte, non vanno perse, perché se le perdi poi il treno passa e non lo prendi più. Concludo soltanto dicendo che tutto questo è nel clima della riforma della portualità, che finalmente ha trovato coraggiosamente una soluzione col ministro Del Rio, che finalmente guarda all'attualità, alla contemporaneità dei porti, che finalmente ritiene le autorità portuali, ormai autorità di sistema, e non è banale la voce di sistema, vuol dire parlare insieme ad altri, le ritiene aziende. E le aziende di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di massa critica, cioè più porti insieme per aumentare il peso specifico del fatturato, hanno bisogno di superare i campanili, un altro dei grandi temi che oggi è diventato veramente impossibile da non affrontare in maniera seria, perché un conto è il radicamento sul territorio, un conto è il campanile, per cui l'egoismo della comunità che non si confronta, per cui ha bisogno di superare il campanile. Un'impresa che pensa al campanile è evidente un'impresa che vive 3 giorni, 3 nanosecondi e poi muore. Ha bisogno di semplificazione burocratica che viene affrontata con decisione dalla riforma portuale e anche dalla riforma. Ecco, io credo che su questi temi, sul fatto che le infrastrutture uniscono progetti contemporanei, se li mettiamo tutti insieme c'è una grande novità, che è quella del sistema competitivo delle Marche, dell'Umbria,
e soprattutto di questa fascia anche costiera che si sta allungando a livello di portualità, ma che crea ricchezza. Se non crea ricchezza nell'entroterra non ha funzionato, non funziona, non va bene, non serve a niente, ma che crea un'opportunità nuova. È uno scenario che si è trasformato in pochissimo tempo, come purtroppo succede all'economia, ma che va colto immediatamente con decisione, perché grazie a questo sistema portuale, grazie alle infrastrutture che Perugino è riuscito a, in qualche modo a portare, ormai sembra, a compimento, grazie all'impegno della politica che è stata fondamentale in questo, e questa è quella politica con P maiuscola che piace a tutti, no? Quella politica che guarda oltre, che legge i messaggi e crea progetti e crea sogni, perché poi alla fine creare una nuova economia vuol dire creare un sogno per chi fa dell'economia la sua base di vita. Ecco, grazie a tutto questo noi torneremo e stiamo tornando ad avere il mondo umbro, per esempio, che viene al mare ad Ancona, a Civitanova Marche, ormai in fase Civitanova Marche, porca miseria. Dopo arrivate da Terni, ve lo ricordo, arrivavano con treno a Palombina, io non giorno andavo a Palombina, con treno a Palombina, tornavo a casa la sera, le domeniche, non ero cingaliti perché tutto il giorno, insomma, non era il massimo, però era uno spaccato di vita bellissima che fa parte del nostro vissuto, che fa parte del nostro futuro. Per cui complimenti, su questo tema noi saremo sempre pronti a cogliere le opportunità. Grazie. Presidente Perugino, lei grazie del complimento. Possibile, detto fatto. Tanto grazie per l'invito, trovo molto bello poterci confrontare in queste occasioni attraverso l'intermediazione dei rappresentanti del territorio, perché secondo me questo è veramente fondamentale. E volevo dire una cosa su Quadrilatero. Quadrilatero è un sistema viario, è un sistema viario molto complesso, che ha avuto tra l'altro vicende abbastanza alterne, e ci vorrebbe tutto un capitolo a sé per raccontarlo. La Quadrilatero mi piacerebbe che un giorno riuscissimo anche a farlo, no? Perché raccontare vuol dire anche fare trasparenza, dire le cose come sono andate, come ci siamo arrivati, quali sono stati gli strumenti che abbiamo utilizzato per superare gli ostacoli. Secondo me queste sono cose che è interessante dire alle persone, così non creano alibi. La verità che vi dico adesso è che è un sistema viario molto complesso e molto difficile. È stato uno dei più difficili del paese da sempre. Attraversare gli Appennini è stata un'impresa enorme, ciclopica. Ecco perché forse non ce l'abbiamo avuta prima anche, nel senso che ha richiesto, sono opere di ingegneria altissime e hanno richiesto tempi anche altrettanto grandi. Per cui a chi mi parla di incompiuto o di ritardi, io dico no, non è vero, perché se andiamo a comparare quello che è successo con Quadrilatero in queste due regioni con quello che è successo nel paese in altre infrastrutture, vediamo che c'è ancora un bel gap da riempire. Quindi non ci sono incompiute, e tra l'altro qui spezzo una lancia a favore di quell'inaugurazione famosa. Quando si inaugurò la Civitanova Foligno, è un pezzetto della Perugia ancora, la 318, la parte umbra, non fu un'inaugurazione di un'incompiuta, eravamo ancora arrivati ancora, perché altrimenti allora non si inaugura mai più niente. Era importante per noi dare ai cittadini dei pezzi di strada agibili e subito disponibili, non possiamo aspettare la fine di tutto, perché ripeto, è un'opera molto complessa. Quello che secondo me è importante ricordare è che la Quadrilatero è nata all'indomani del terremoto del 97. Lo dico perché abbiamo parlato di mare e va benissimo, abbiamo parlato di come si chiamano, di molluschi, questi del codano, mi ricordo come si chiamano, moscioli, poi parliamo delle lenticchie, abbiamo parlato delle lenticchie di Colfiorito, perché è vero che i maceratesi per esempio vengono solo a mangiare lenticchie, mi dicono Colfiorito. Io dico, la strada è stata inaugurata un mese prima del sisma del 2016 e vi assicuro che, ripeto, che è la più bella telefonata che ho ricevuta dal sindaco di Pieve Torino, e non da quelli che erano a mangiare molluschi. Cioè, una telefonata molto bella, molto emotiva, devo dire, all'indomani del sisma. Ancora oggi so che questo è un tema importante, cioè la strada serve in questo momento, e si capisce il valore del collegamento
sia nella fase di emergenza eventuale che della ricostruzione successiva. Quindi è contrario a quello di far scappare la gente. Questi sindaci stanno dicendo che la strada li sta tenendo la gente, perché c'è più possibilità di andare e di venire. Questo io lo trovo una cosa bella. Quindi è aver portato a termine un'opera che era nata da una problematica tipica di questi territori. Quindi anche in questo senso viene dal territorio, perché è un territorio che ha questo problema e che questo problema deve guardare. Ok, io stesso tra l'altro io mi sento una persona del territorio, vengo dal territorio, sono adesso un pochino più marchigiano, un po' meno umbro, perché chiaramente andando di qua e di là uno impara tante cose, però vengo dunque. Quindi l'altra cosa, si è parlato di economia, dov'è che corre l'economia? Oggi l'economia corre nella connessione, ma la connessione via web, via internet, non ha cancellato la connessione sulle arterie e sulle infrastrutture, che devono anzi essere più veloci, più rapide, più belle e più sicure, perché noi non rinunceremo mai, siamo esseri sociali, non rinunceremo mai a guardarci negli occhi, a trasportare delle merci, a trasportare le persone, all'incontrarci. Secondo me questa connessione, che è nuova, che prima non c'era, deve creare delle opportunità per forza. E non saremo noi, secondo me, questo mi rivolgo subito all'amica presidente Marini, quando abbiamo parlato insieme anche in altri ruoli di queste questioni, c'è un tema importante: non può essere il pubblico o la politica a decidere cosa gli imprenditori devono fare, bisogna dare gli strumenti per fare, e questo è uno strumento per fare. Sarà compito della politica dopo orientare, aiutare gli imprenditori a creare valore attraverso quelle infrastrutture che voi avete saputo dare alle persone. Insomma, questo è fondamentale, e lo dico riferendomi proprio all'esperienza di Quadrilatero, che in questo caso è stata secondo me abbastanza esemplare. Mi complimento per oggi, perché la Quadrilatero non è finita. La Quadrilatero, spero a luglio che andremo da Perugia ancora in quattro corsie. Questo è il cronoprogramma che vorrei possa rispettare. Spero. Onorevole, lei ha ragione, io voglio che sia così. Abbiamo fatto così fino ad oggi, no? Stiamo rispettando un programma molto difficile, non fatemi far gestarci, insomma, un po' di scaramanzia ce la devo mettere. Oggi, se il cronoprogramma va avanti con questo ritmo, noi a luglio avremo questo collegamento strategico. Quello che mi piace della riunione di oggi, però, onorevole, è questo: che finalmente non si rincorre, si anticipa un po'. Perché quando ci sarà la strada disponibile, per le idee sarà già un po' troppo tardi, secondo me. Dovremmo già averci pensato prima cosa fare, come unirci. Quello che ricordava l'onorevole Giulietti sull'ospedale di Branca e quello di Fabriano è venuto spontaneamente dopo. Potevamo già pensarlo prima, forse. È vero che non c'è tanta fiducia, no? Nelle consegne in tempo da parte dei lavori pubblici, no? Però stiamo migliorando, quindi un po' di più di programmazione credo che si possa veramente fare. E a questo proposito credo che ci saranno delle grandi novità anche di livello proprio sociale, socio-economico generale. Avete parlato del RAS, avete parlato del turismo, abbiamo parlato, mi ricordo che il presidente Ciriscioli ha parlato anche di matrimoni a suo tempo, se mi ricordo bene, mi ha colpito molto questa sua cosa. Quindi lo dico perché anticipare significa in questo caso, e qui veramente ci vuole molta attenzione, a pensare all'intermodalità e all'integrazione tra le infrastrutture. Perché avere una strada rapida, veloce, sicura, fatta bene, non basta se dobbiamo andare dietro all'idea che ci ha presentato Giampieri, che adesso siamo mare, strada, mare. Cioè per la prima volta avremo, scusate se mi prendo questa cosa, la vera due mari, che doveva essere un'altra, scusa Giulietti, lo so che tu sei del nord dell'Umbria, però qui avremo un collegamento da Ancona a Civitavecchia. È notizia dell'altro ieri che ha dato al ministro Del Rio, penso che abbiate detto a tutti, che ci sono i finanziamenti. Grazie. Per la conclusione dell'ultimo miglio. Grazie all'accordo sulle acciaie interne. Bene. Però, non vorrei sottolineare. Quindi ci sono anche le risorse per fare l'ultimo miglio, quello di Civitavecchia, che era quello più difficile, ma dopo improvvisamente ci troveremo, improvvisamente, non sarà più una questione di Umbria-Marche, sarà una questione del centro Italia, sarà una questione
di livello internazionale come prima non poteva essere. Quindi io invito tutti ad andare oltre la Quadrilatero. Io sono molto contento che si parli di Quadrilatero, bisogna andare oltre la Quadrilatero. Ho detto a Giulietti, nell'ultima volta ci ha visto, che poi noi a proposito di infrastrutture ci incontriamo in treno. Sì, sempre. E guardate, quando siamo in treno si parla, no? C'è molto da discorrere. Adesso io, i treni devo parlare meglio, perché sapete che ANAS a giorni entra in ferrovie, quindi io sono quasi ferroviere ormai. Però oggi parlavo proprio con Giulietti, gli dicevo, Quadrilatero va chiusa. Cioè, Quadrilatero deve finire la sua opera, deve essere chiusa, deve essere un esempio di buona pratica. E se ci è piaciuto l'esperienza che possiamo raccontare, possiamo riaprirla, magari, no? Da un'altra parte, perché non è detto che questa sia un'esperienza ripetibile dappertutto, perché queste due regioni hanno avuto molto da scambiarsi in questo periodo. Cioè, Quadrilatero non è Perugino, siamo veramente un bel gruppo di lavoro, ma soprattutto in Quadrilatero c'è la regione Marche. Cioè, quando io parlo con la Regione Marche, mi capita la fortuna di parlare con il Presidente Sessioni o con l'Assessore, e con Catiuscia siamo amici da anni, abbiamo parlato tanto di Quadrilatero, ma poi si parla anche con le province, si parla con le Camere di Commercio e si parla con i comuni, perché alla fine diventa uno stile che uno acquisisce per fare le opere, e non si faranno più opere così importanti senza la condivisione dei territori, perché poi dobbiamo mettere dentro l'ambiente, dobbiamo mettere dentro quella bellezza di cui parlavano prima gli onorevoli, perché ambiente, bellezza, le infrastrutture devono anche essere belle, soprattutto quando passano nelle nostre zone devono essere belle. Forse la Pianura Padana ci accontentiamo di più, ma qui siamo in mezzo alla bellezza, non dobbiamo dimenticare. Quindi questa è stata l'esperienza di Quadrilatero. Quindi mi auguro che si vada oltre questa esperienza, che si arrivi a completare tutti quei piccoli colli di bottiglia che voi, quando vedremo, vi accorgerete dal giorno dopo che esistono già. E quindi l'invito è anche ai politici nostri, no, che sono qua, dobbiamo poi superare quei piccoli colli di bottiglia che verranno fuori ad Ancona, verranno fuori a Perugia, verranno fuori probabilmente a Orte, secondo me. Già ci sono giunte, stiamo superando la società vecchia, perché quando poi c'è l'apertura ti rendi conto che un eccesso di traffico qua, un eccesso di traffico là, di lì non si passa più, eccetera, eccetera. Quindi sarà molto importante questo confronto per superare questi colli bottiglia. L'ultimissima cosa, tra Marche e Umbria abbiamo per esempio trovato, e passo alla storia, al turismo, alla cultura un attimo, quello che tutti sapessero, questo non mi stancherò mai di dirlo, sono trovato un sacco di belle cose dal punto di vista archeologico. E lì è nata un'associazione fatta da ANAS e Quadrilatero, che per la prima volta nella storia ha deciso di raccogliere fondi privati per restaurare queste opere e restituirle al territorio. È la prima volta che avviene, credo che sia un'assunzione di responsabilità da parte di chi fa le strade, che non deve essere solo il caterpillar che va che sfonda, ma deve anche chiedersi dove è e cosa sta facendo. Quindi speriamo che anche questo porti ai territori dei nuovi motivi, anche economici, no? Di visita, di interesse, e poi anche di storia, perché sicuramente lì ci sono un sacco di cose interessanti. Okay. Grazie. Buonasera, eravamo partiti all'inizio di mandato con un progetto ancora più ambizioso, no? Perché avevamo impostato il quadro già estremamente positivo di relazioni fra le due regioni, anche una prospettiva di riforma. Giravano carte strane con lo smembramento delle Marche, quello era lo sport, spacchettarci fra la zona nord, il sud e il centro, possibilmente verso di tre direzioni diverse, immaginando l'Italia che andava a riformare, un po' come ha fatto la Francia, per esempio, sulle regioni, nel sistema degli enti locali, la prima stagione di riforme, con appunto questa idea della macro regione intesa non come Adriatica, ma fra regioni italiane, per rafforzare per quelle forme, quell'opportunità in termini di rapporto comune che era possibile sviluppare. Diciamo, gli eventi
portato in altre direzioni, quelli politici innanzitutto, con il referendum, perché è innegabile che un disegno riformatore si è fermato di fronte alla volontà dei cittadini e quindi ha dovuto ridefinire le proprie coordinate. Ed è stato evidente da avanti che l'Italia ha preso una piega un po' più conservatrice rispetto all'assetto storico, piuttosto che invece quello di una spinta verso le riforme. Il secondo, ovviamente, il sisma che ci ha spostato in termini di energia, infatti concentrare sulle attività relative all'emergenza, insomma, gestire un'emergenza così grande è chiaro che assorbe tante energie che non possono essere dedicate a pagare la vita. Questo non toglie il valore di quell'idea e il ragionamento in quella prospettiva. È evidente che l'esempio del matrimonio e mettevi in evidenza come un'infrastruttura è in grado di generare anche cose che non immaginiamo. Noi quando si parte l'idea di c'è una strada che ci collega, ci mette tantissimo, così facciamo una più rapida, più sicura, più efficiente. Poi immediatamente dopo riflettiamo sull'opportunità, magari legata allo spostamento più rapido in rapporto al turismo, alle cose più evidenti, ma in realtà l'infrastruttura genera un legame in grado di sviluppare molto di più. La nostra percezione è legata al tempo, no? Quanto tempo impieghiamo a, nel quanto tempo impieghiamo a ci può stare il nostro posto di lavoro, perché siamo disponibili a lavorare in un luogo che abbia una certa distanza dal punto in cui abito. E allora anche abitare, ad esempio, l'area interna, ma diciamo ben collegata alla superstrada, crea un raggio d'azione che permette di vivere un luogo per lavorare a una distanza credibile. Sviluppa le opportunità per l'impresa, non solo in termini di un miglior funzionamento, ma di una maggior competitività, quindi di un mercato più ampio e così via. Diciamo, si riflette attorno all'infrastrutturazione un ventaggio estremamente grande di opportunità fino al matrimonio, sta una distanza compatibile col frequentare di più una persona e quindi dalla frequentazione nasce ovviamente qua, c'è anche un legame stabile. Quello che si sta realizzando, quello che si completerà con la metà del prossimo anno, è una seconda infrastruttura, perché la prima già è operante e già fa vedere, insomma, quello che è in grado di generare, che lega le due regioni in un modo molto forte. Quindi in termini, chiamiamoli hard, nella infrastrutturazione tradizionale c'è quella attraverso le strade. È chiaro che Umbria e Marche hanno delle opportunità, aprono un ventaglio di opportunità fino ad oggi inesplorate. E diciamo, sta a noi orientare sempre di più il pensiero, le riflessioni, gli investimenti, le opportunità che si collegano a queste strade. Ero con Giampieri oggi pomeriggio e diciamo, questo ormai chiaramente è un porto dell'Umbria, perché con una strada che permette all'impresa di utilizzare queste infrastrutture con i tempi che oggi, pur mancando un pubblico che le renderà ancora più efficace, ancora più efficace, quindi uno stimolo ulteriore a coprire anche l'ultimo miglio. Però certamente cambia il rapporto con quelle infrastrutture. Io conosco imprese collocate in certe aree perché hanno un tempo ragionevole dal porto attraverso il quale fanno arrivare tutta la materia prima o spediscono i loro prodotti. Sono lì, investono lì, crescono lì perché c'è questo minutaggio, questa logistica che li collega al porto. E se ancora in quella prima fase, come citava Manuel Odolini, ha vinto la sfida di essere il punto di riferimento di un'area più ampia sull'Adriatico, in un sistema di portualità più moderno per il nostro paese, che ha vinto le resistenze di tantissimi campanili, è stato un dibattito feroce, quello che si è aperto attorno a una riforma di cui si parlava da almeno 30 anni, perché il nostro paese non è molto riformatore, lo dico nell'area. E nel momento in cui il ministro ha messo mano alla riforma, ne abbiamo sentito tutti i colori, mai noi di Salerno staremo con un altro, cioè, questo è il tema. Non la riflessione dicendo, ma lavorando insieme, cosa possiamo sviluppare, che tipo di opportunità abbiamo per noi, l'anno, come un sistema di portualità può afferire a competenze più elevate, a tempi più stretti nell'organizzare le risposte e nel creare opportunità che sono opportunità di lavoro e di sviluppo. Quest'altra dimensione apre ulteriori spazi a che imprese, attività, opportunità si possono collocare in una parte del territorio che sempre più collegata in grado di godere di opportunità.
non abbiamo smesso col sisma di, perché abbiamo fatto un po' di delibera proprio nelle ultime settimane, quella sull'112, il numero di emergenza che gestiremo assieme. Umbria e Marche, rinnoviamo il percorso del soccorso che portiamo all'H24, condizioni di meteo perse. Noi investiremo su una 34 piazzole in tutta l'area interna attrezzate per il soccorso H24 e con una politica sulle aree interne che dalla collaborazione delle due regioni ottiene secondo me opportunità da poco in termini di sicurezza. E se io sono più sicuro, più facilmente investo, vado, frequento, utilizzo un'area, uno spazio, un'opportunità. Quindi non si è smesso di collaborare, anzi tutto quello che possiamo fare in quella direzione è buono e positivo, e riconosciamo ovviamente nella più tradizionale dell'infrastruttura, la strada, una grande opportunità di crescita, di relazione dei rapporti, quindi anche strategie condivise fra le due regioni, perché abbiamo tanti temi in comune su quali sviluppare politiche, strategie e opportunità ulteriori che possiamo aprire la gara. Io penso che il prossimo tema interessante dovrebbe essere quello del ferro, perché se c'è un elemento che ha addirittura prodotto un Tazebao con la foto anche di Emanuele Gradolini, perché neanche nella rivoluzione culturale cinese si facevano pagine come quella che abbiamo letto in questi giorni sul tema della ferrovia. Tazebao è sbagliato, ma il tema della ferrovia è giusto. Ed è impossibile gestire un'operazione come quella se non è condiviso strategicamente dalle due regioni. Cioè, se non è un territorio più ampio che riconosce anche il collegamento ferroviario a rafforzare l'intermodalità con gli altri sistemi, una linea di investimento importante. Io lo metterei fra, diciamo, dopo l'ultimo miglio, come la secondo elemento di grande valore. Velocizzare la linea, raddoppiare fin dove è possibile, intensificare gli investimenti, possibilmente cambiare i treni che stanno su quella linea, perché è sempre il tema dell'attraversamento degli Appennini, questa volta non in auto ma in treno. E il treno ovviamente non è solo il passeggero, utilizzato del passeggero, ma è anche qui tutta una modalità che è attraverso il trasporto ferroviario trovare interesse in uno sviluppo, in una sua moltiplicazione in termini di opportunità. Quindi una visione, un modo di vedere gli stessi temi su scala diversa. Io ho visto che alcune scelte, finché rimangono nel campo di visione della singola regione, difficilmente trovano sponde a livello nazionale, perché pensate come temi regionali non hanno una collocazione, almeno una capacità di emergere in termini di gerarchia su una scala nazionale. Nel momento in cui c'è un lavoro comune che riconosce la necessità di sviluppare l'infrastruttura, c'è questo salto di qualità e la capacità di una maggiore cattura di attenzione e di risorse per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa. Oggi noi abbiamo un'attività rafforzare un'attività di condivisione di progetti strategici e di una rappresentazione comune sul tavolo. È come riprendere, chiamiamolo, un cammino che si è interrotto. In realtà si è visto molto di più di quello che si vedeva prima nel tavolo della cabina di regia di tutti i giovedì che si tiene a Roma da Nama a questa parte per sviluppare di volta in volta ogni forma di semplificazione, orientamento, investimento, eccetera. Però insomma con la testa ormai concentrata su un tema così delicato e così importante. Io sono convinto che con l'uscita dall'emergenza, purtroppo non avverrà prima di, almeno per noi, ancora qualche mese, anche le risorse che giochiamo in maniera aggiuntiva sul sisma, anche le risorse che verranno da un naturale piano strategico, come ha fatto ad esempio l'Abruzzo rispetto ai propri eventi sismici, che ha visto, credo l'anno scorso, quest'anno approvato un piano strategico di circa 400 milioni per lo sviluppo delle infrastrutture dell'area legato agli eventi sismici dell'acqua del 2009. Magari un po' prima rispetto alla scansione temporale, però in questa fase 2 ragionare sugli stessi temi e sugli stessi risorse con una visione strettamente regionale. O aprire un tavolo strategico che sia un tavolo strategico fra le regioni cambia in termini di opportunità
che attraverso quelle risorse, risorse aggiuntive, possiamo giocare sulla scala nazionale. Io sono convinto che come l'emergenza ci ha collocato in una fase, chiamiamola di dialogo a scartamento ridotto, la fase strategica che nasce nel secondo passaggio, cioè superata l'emergenza, nella fase di ricostruzione, dell'utilizzo delle misure di risorse straordinarie per una misura di piano di respiro, rimette in gioco, mette di nuovo in gioco il rapporto fra le due regioni. Quello che abbiamo costruito all'inizio della legislatura, quello che abbiamo costruito non perdendo mai il filo di una relazione importante in questi mesi, ce lo ritroveremo come punto di partenza per un lavoro di maggiore slancio e qualità. Io sono straconvinto che l'uscita dall'emergenza del sismo e l'uso di quelle risorse ha un valore che va al di sopra del tema della semplice ricostruzione. Pensando alle difficoltà che la nostra economia continua ad avere, soprattutto in termini occupazionali, sui problemi che c'erano in quella parte del territorio prima del terremoto, fortissimi, riduzione del numero di imprese, di posti di lavoro, spopolamento pesante, possa trovare una grandissima opportunità di rilancio e di sviluppo dentro le risorse che saranno qui disponibili per ricostruire e per la strategia. È fatto su un piano solo regionale, ci giochiamo una partita ancora più importante. Sta a noi. Se ci chiudiamo sulla scala, chiamiamola, dei singoli territori, giocheremo una partitella, giocheremo in Lega Pro. Fatto su una scala interregionale, non so se saremo Serie A o Serie B, ma certamente ad un altro livello. Catiuscia poi porta, secondo me, una competenza straordinaria nel rapporto con l'Europa, che noi francamente non abbiamo. Io mi accorgo quando al tavolo in cui ci vediamo si fa dei riferimenti con la Comunità Europea, per la storia che ha, per i ruoli che ha tutt'oggi, è anche in grado di aprire una finestra ulteriore dove noi francamente facciamo fatica. Ed è questa, secondo me, la parte forte di una relazione strategica, e che si condividono i punti di forza. Se noi possiamo mettere a disposizione di un disegno comune, un oggetto diciamo molto caro a sindaco e anche a me, che è presentiamo l'ospedale pediatrico, non ce n'è uno, quindi è chiaro che lì abbiamo dei livelli, delle specialità di terzo livello che sono a disposizione. Ma non ce lo vogliamo giocare egoisticamente, anche in un rapporto estremamente positivo. Così sono convinto che questa capacità e punto avanzato di relazione europea, rigiocato dentro il quadro strategico, ci può dare anche noi risultati che vanno al di là della competenza e capacità che abbiamo maturato in questi anni. Questa è visione strategica. Io credo che il senso dell'iniziativa di oggi sta nella capacità che abbiamo di giocare la partita in quel campionato. Noi ci candidiamo a farlo, abbiamo l'occasione di farlo, abbiamo secondo me anche la cultura politica, la sensibilità di poter giocare questa partita, insomma sta a noi poi in maniera concreta, in un rapporto ampio con le città, con i territori, con le province, con le strutture portuali, con quelle di natura economica, poter ottenere il massimo e il meglio, perché insomma ci teniamo che i nostri cittadini dalla difficoltà, dalla depressione, da tutto quello che c'è da un momento così difficile possono uscire ancora più forti come erano prima.